Spesso parlando di anime e manga, soprattutto yaoi e yuri, ma non solo, si sentono le parole uke e sene. Ma cosa vogliono dire? E da dove derivano? Scopriamolo insieme in questo video! Uke è la contrazione del verbo ukeru, accettare, ed indica in una coppia il personaggio passivo non solo a livello fisico, ma anche più remissivo da un punto di vista caratteriale e psicologicamente più instabile. Le classiche linee guida permettono di riconoscere un personaggio uke grazie al suo aspetto fisico. È basso, infantile e solitamente distratto, con un volto dai tratti gentili e quasi androgeni, spesso effeminati, soprattutto nel caso di coppie yaoi, ed è fisicamente più debole, in netta contrapposizione quindi a quello del personaggio seme, più alto e forte, dei lineamenti più decisi, generalmente più mascolino. Se questa distinzione era valida soprattutto in passato, con il trascorrere del tempo ai tratti fisici si sono sommati anche quelli relativi alla personalità, tant'è che recentemente si tende a distinguere i personaggi uke da quelli seme, basandosi non più soltanto sull'apparenza, ma anche sui comportamenti, stati d'animo e più in generale tutto ciò che è indice di una personalità, più seme o meno uke forte predominante. Generalmente nel manga viene fatto sì che il lettore si identifichi più con l'uke, è lui difatti quasi sempre il protagonista della storia ed è colui che riceve le attenzioni del seme. Un altro tratto distintivo è conosciuto come la regola dell'altezza ed è appunto legato all'altezza dei personaggi. In base a tale caratteristica di solito il personaggio più basso in una coppia è identificato come uke, mentre il personaggio più alto rappresenta il seme. Ma esistono anche altre tipologie di uke, quello caratterizzato da una costante depressione o da un atteggiamento perennemente negativo. Solitamente tali personaggi dimostrano atteggiamenti antisociali e da un costante rifiuto nei confronti dell'umanità. Oppure c'è quello ribelle. Questi sono spesso più alti della media e anche più maturi rispetto al resto degli stereotipi uke e solitamente sono anche dotati di un carattere difficile da gestire, ribelle. Tali uke sfuggono anche alle normali regole uke-seme tipiche degli altri esempi citati. Anche perché quando sono coinvolti in una relazione diventa difficile per il seme di turno riuscire a gestire le loro sfuriate o il loro temperamento. Seme è un termine utilizzato in anime e manga, soprattutto yaoi, ed è la contrazione del verbo semeru, attaccare, ed indica in una coppia il personaggio attivo, non solo a livello fisico, ma anche dominante da un punto di vista caratteriale. Volendo tracciare le linee guida classiche, di solito il seme viene riconosciuto per via del suo aspetto fisico, contrapposto appunto a quello dell'uke. I seme sono generalmente più alti, maturi e protettivi, hanno dei lineamenti più duri, capelli corti, mento forte, e tanto in ambito yaoi quanto in ambito yuri sono generalmente più mascolini. Un altro elemento che li caratterizza è l'alone di mistero che spesso li accompagna, rendendoli dei personaggi intriganti. Un esempio famosissimo di seme può essere Sailor Uranus di Sailor Moon. E con questo è tutto, fateci sapere se il video vi è piaciuto. Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.